Mi è venuto un Ikea trasparente. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Io rido ancora per le mie intro allucinanti, ma ogni volta che devo decidere cosa dire durante l'intro, non lo so perché a me vengono cose assurde, quindi poi quando prendo a fare il video ancora rido. Bene, oggi mi è venuto un'idea con un qualcosa che appartiene molto al mondo di Arte per te. Una bella tazzina da caffè o da tè, con una tazzina trasparente. Questa qui, di cui qui leggete il nome e soprattutto il prezzo, che vedete essere veramente, veramente irrisorio. Questo significa che con pochissimo potremo fare un altro regalo bellissimo. Oggi faremo infatti all'interno di questa tazzina un bel presepe ghiacciato. L'idea l'ho presa un po' dalle forme partenopee, presepi dentro le bocce, no? Dentro le campane di vetro, e però l'ho rivisitata, essendo questa tutta in vetro e così moderna, in una forma un pochettino più algida, più fredda. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa combineremo insieme. Ed ecco l'occorrente per trasformare in un grazioso presepio la tazzina di Ikea Gal. 2,75 euro il costo completo con il piattino. Ci occorreranno Gal, un piattino di plastica facoltativo del glitterino bianco, facoltativissimo. Avete presente uno di quei piccoli presepi che vendono in tutti i 99 centesimi a 1 euro a 99 centesimi, quelli tutti in vetro? Di solito hanno anche la cupoletta della grotta dietro. Ecco, questi qua, per intenderci, li avrete sicuramente visti. Le Sacre Famiglie le vendono comunque anche in tutti i negozi di tipo le Edizioni Paoline, tutti i negozi che si occupano di paramenti sacri. In ogni città ce n'è uno e costano pochissimo. Ci sono in argento, in cristallo, in plastica, come volete. E comunque nei 99 cent o dai cinesi trovate anche questi in vetro, che potrete usare anche con la cupolina, anche con la grotta in cristallo. Io non ce l'ho perché si è rotta, ma a me va benissimo così. Dell'alcol e un tovagliolino di carta per pulire benissimo la tazzina. Della colla Vinavil, taglia balza e una matita. Un pennello. Per fare la stellina, per disegnarla, userò una di queste, poi capirete il perché. Della sabbia bianca, io ho comprato questa, non è proprio sabbia, diciamo che è una, ha una granulosità abbastanza spessa, vi faccio vedere. L'ho comprata comunque tutta a 1,80 euro. Sono come dei micro sassolini bianchi, cioè di tutti i colori. Di solito serve anche per fare i mosaici a pietroline. E non costa nulla ed è veramente d'effetto. Un altro materiale nuovo per Arte per te sono questi pannelli in pressato espanso, una sorta di polistirolo gommoso, spugnoso anche direi, molto spesso mezzo centimetro e abbastanza flessibile. Li vendono, io li ho comprati in confezione così, da 2, 4, da 10, e li ho pagati circa 3 euro. Informatevi in tutte le cartolerie e nei negozi di belle arti. Sono materiale compatto e brillantissimo, centimetri 30x40, spessore 4 mm, espanso pressato si chiama. Ideale per lavori di modellismo, traforo, lavori didattici e vetrinistici. Si può disegnare col colorare con pennarelli, pastelli, tempere acriliche. Si taglia con forbici, coltellini, scavini e termotraforo. E aggiungo anche con l'aggeggino per tagliare il polistirolo. Bellissimi, per esempio, con questi verrebbero dei grandi cristalli di neve da appendere, lo dico alle maestre. Perché è un materiale che è anche brillante, è anche madreperlato. Adesso non so quanto ne riusciate a vedere, ma sembra proprio neve. Come prima cosa puliamo la nostra tazzina con dell'alcol e con un tovagliolino di carta passiamo su tutto e anche il piattino. Prendiamo il nostro turbo pannello, si chiama anche così, il negoziante lo chiamava turbo pannello, vabbè, il pannello di materiale compatto espanso, è
Tracciamo la circonferenza della tazza. Ovviamente noi dobbiamo stare all'interno di questa circonferenza. Tracciamo sia la circonferenza che della tazza, che abbozziamo un po' la forma, giusto per capire. Ok, abbozziamo. Poi troverete le sagome sull'album Mi è venuto un Ikea, che troverete sulla mia pagina Facebook, che troverete nel box il cui link lo troverete nel box informazioni qui sotto. Ora, con questa forma invece io do faccio una sorta di cupola. Ritaglio le mie due forme. Voi non vi preoccupate, perché queste le troverete già belle e sagomate sulla pagina Facebook. Vi voglio però fare vedere quanto è semplice tagliare questo materiale. Proprio bello. Guardate un po', un burro. Tagliata la nostra formina, la rifilo così, un po' a gradino. Quindi taglio il bordo in maniera obliqua. Mi basterà appoggiare il tagliabalza e muovere la circonferenza. Deve venire così, visto? Arrivati a questo punto avremo queste sagomine, e sono proprio queste che potrete scaricarvi dalla mia pagina Facebook. Adesso dobbiamo creare degli scassi qui sulla base, in cui fare alloggiare la nostra grotta, in modo che lei stia bella infilata al suo posto e buona buona. Quindi, ok, non vi preoccupate se sfrangia, non siate precisi, questo va tutto ricoperto con quella ghiaia. A questo punto, giusto appunto, cosa faremo? Prendiamo un piattino di plastica, prendiamo adesso il nostro piattino e disegniamo qui al centro una stellina. Se non sapete disegnarla perfettamente, se vi viene difficile, se così piccola non siete capaci di farla simmetrica e via discorrendo, comprate questi adesivi, anche questi sono venduti un po' ovunque. Piazzatene uno bello centrale e su questa base, piano piano col tagliabalza, fate venire fuori la forma. Alla fine del vostro intaglio avrete questa bella stellina incisa. Adesso è il momento di passare alla copertura del tutto con la polvere, con i granulini di prima, che vi ho fatto vedere prima. Cosa dobbiamo fare? Incastriamo la nostra base così e prendiamoci il punto fino a cui non dobbiamo mettere la polvere, perché sennò poi non si incastrerebbe più nella sua base. E allora è così e così, io rimarrei anche un po' più alta, così e così. Perfetto, fatto questo, quindi presi i punti da escludere dal passaggio della colla, passiamo tranquillamente su tutto un abbondante strato di colla. Vicino alla stella non entrate all'interno della stella, perché sennò questo rovinerebbe la tipica conformazione degli angoli della stella, quindi rimanete fuori. A questo punto versiamo un po' di granellini e poggiamo, e quindi versiamo anche sul resto i granelli, in modo da avere una base che poi possiamo pigiare. Schiaccia schiaccia, ve lo ricordate? Noi facciamo spesso schiaccia schiaccia sui nostri lavori. Ora, se quando esce la stella è occlusa, non vi preoccupate, poi con una punta di tagliabalza o di matita la liberiamo. L'importante è che le pietrine si siano attaccate su tutto il resto. E voilà! Carinissimo, carinissimo! Allora, e come vi dicevo, con un pochino di pazienza liberate le punte della stella con la punta del tagliabalza. Ponetelo su un piattino e fate asciugare. E adesso mettiamo la colla pure su quest'altro dischetto. Mi raccomando, non colla negli scassetti per ora. Poi quello lo rifiniremo in un secondo momento. Potete già appoggiarlo. Ok, è ricoperta tutta la superficie di colla. Tempestiamola di sabbiolina. Guardate che bell'effetto!
è stupenda questa sabbiolina. E anche qui liberiamo gli scassetti che avevamo praticato prima, perché poi qua dovrà incastrarsi il presepio. Io non ho tanto tempo perché sto lavorando con voi, quindi adesso cosa faccio? Mentre è in fase di asciugatura, faccio una cosa che non dovrei fare. Prendo questa parte, voi fate asciugare i pezzi prima di fare questa cosa, e attacco con la Vinavil e inserisco così. Poppete. E mentre è ancora tutto fresco, anche il bordo, metto un po' di pietroline e faccio ben bene asciugare. Siamo giunti al momento di assemblare il nostro presepio. Una cosa voglio dirvi, per chi non ha l'IKEA vicino casa, io l'ho fatto con Gal e va bene, ma potete farlo anche all'interno di un barattolo, viene carinissimo lo stesso. Tazze di vetro non penso che le venda solo l'IKEA. Questa è carina perché vedete non ha il fondo, è proprio tipo boccia di vetro. Infatti quando io l'ho vista volevo fare dall'inizio qui dentro, sapete le bocce quelle che si muovono, poi l'idea del piattino basculante mi ha un po' spaventata. Però smuovete la fantasia, molto spesso mi dite che mi chiedete come faccio ad avere queste idee. La fantasia arriva esercitandola, così come arriva con la conoscenza dei materiali. Per questo, man mano che andremo avanti nei video, vi farò conoscere sempre materiali nuovi. Oggi vi ho fatto conoscere questo compatto espanso, questa sabbia granulosa che è bellissima, e piano piano così proverò per voi e attiverò quegli attimi di creatività che magari sono sopiti perché non conoscete i materiali. Adesso guardate, è molto semplice, basterà ancorare questa parte qui. Per adesso ve lo faccio vedere così senza farne nulla. Mettere il presepietto qui e poi semplicemente chiudere la tazzina. Mettiamo o un punto di colla a caldo o dell'attac, che andrebbe benissimo, ma io non ho, userò l'attaccatutto che tanto è trasparente, e metterò quindi un giro di attaccatutto sul bordo del piatto. Togliamo i filamenti. Prendo il mio presepio, metto della colla sotto la natività, un bel toppolino di colla. Metto al centro, qui, la natività, voilà. Un giro di colla su tutto il bordo della tazza. E chiudiamo la tazza. Decidete voi se mettere il manichino a destra oppure dietro. Io lo metterò a destra perché non voglio che si perda proprio l'idea che questa è una tazza. Facciamola asciugare completamente. Eccolo, lo vedete? Non è troppo carino? Adesso ditemi, non è un pensierino troppo bello da regalare ad un'amica? Un'idea con, veramente ragazzi, con 5 euro, ma 5 euro non è vero, perché dell'euro dell'1,80 di sabbia è rimasta tutta, cioè ne avrete consumato, guardate qua c'è questa, quindi arriverà qui, non ne avrete consumato nulla. Del pannello in espanso pressato ne avete usato meno di un quarto, quindi di Vinavil non so quantificare, quindi insomma veramente con 4,50 euro, diciamo così, tra il prezzo della patazzina, il prezzo del presepietto e la percentuale di materiali, con 4,50 euro potrete fare dei regali carinissimi, molto fini, delicati, e che è difficile che non piacciono. Ora voi mi potete dire non incontra il mio gusto. In generale io credo che se arriva una cosina così, quantomeno sorprende e fa sorridere e fa passare quei 5 minuti del Natale in maniera più armonica. Quindi anche per questa volta un bianco Natale su ispirazione ikeiana, diciamo così. Quest'IKEA che mi è venuta mi piace troppo. Adesso ne farò almeno altri 4 da regalare alle mie amichette. Bene, ora vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo. Christ the baby is Lord of all. Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning dew. Saw the glory.
story. Visto che è bello il nostro presepio, è davvero davvero delizioso, che lascerà stupiti coloro che lo riceveranno. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se è una cosa positiva mettete anche un bel pollice in su tutto ricoperto di listellino, mentre lasciatemi tanti commenti qua sotto e condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, così aiuterete Arte per Te a crescere un altro pochino. Io vi aspetto sempre sia su Facebook che su Instagram, vi lascio qua sotto il link nel box informazioni e vi aspettiamo sempre con Gabriele anche su 2 cuori una cappa. Qui su troverete il link, cliccando potete iscrivervi direttamente al nostro secondo canale, che è un canale bellissimo dove si mangia benissimo e ci facciamo tante tante risate. Quindi se vuoi passare anche la domenica un po' di tempo in nostra compagnia, clicca su iscriviti. Bene, a me non rimane che rimandarvi al prossimo video, augurarvi uno splendido, splendido Natale e da Ombretta e d'Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta, ragazzi!